Cari amici di Itinerario Agroalimentare d'Italia ed Eccellenza Agroalimentare d'Italia, un caro saluto da questo eccellente borgo d'Italia. Siamo a Elsina, a pochi chilometri da Matera, la città dei Sassi, capitale europea della cultura 2019, un borgo stupendo e siamo in una bellissima location che valorizza i sapori tipici delle antiche ricette elsinesi. Qui vicino a me, Pina e Nicola Ostuni, titolari della trattoria, pizzeria La Contessa. Una nuova puntata in collaborazione con il Comune di Elsina e l'associazione Basilicata Today, costantemente impegnati nella promodivulgazione del territorio e delle eccellenze agroalimentari della Basilicata. Andiamo subito a presentare i titolari. Ciao Pina! Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a voi. Ciao Nicola! Buon pomeriggio anche a voi. Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Mi sono già distratto, cara Pina, vedendo queste eccellenze. Allora Pina, andiamo a presentare queste eccellenze dell'agroalimentare irsinese. Cosa abbiamo qui? Allora, oggi vi presentiamo dei prodotti tipici del posto di Elsina. Abbiamo del vino tenute Mantegna, dei peperoni cruschi di nostra proprietà, poi il pane di Elsina, di Onorato Luigi Panificio, i tipici dolci di Elsina, tipo pezzetti, che questi sono proprio irsinesi e una volta venivano fatti ancora oggi ai matrimoni. Poi abbiamo le cancelle con semi di finocchio, una mastacciera che la potete trovare solo ad Elsina. Molto bene. Poi abbiamo birrificio irsinese di Giuseppe Lapacciano, la birra, poi peperoni cruschi già fritti, abbiamo delle patate con peperone crusco, baccalà con pomodorini, olive e capperi, poi la nostra tradizione è il pancotto con la rape, è un piatto povero, poi abbiamo carne al forno, agnello con patate, pomodorini, prezzemolo, cipolla, tutti i vari aromi. Basta, così mi stai facendo venire l'acqua in bocca. Ma non è finita, cari amici all'ascolto. Caro Nicola, a questo punto proseguiamo queste eccellenze. Qui la fame è sempre più forte, ma in agguato. Andiamo a presentare quest'altra eccellenza. Abbiamo dei prodotti tipici del caseificio Galgano, praticamente tutta pasta filata, abbiamo treccioni, ricotta, caciocavallo e varie formatine di formaggio speziato, che sono bontà proprio, bontà al 100%. Bontà casearia, made in Elsina. Qui a destra cosa abbiamo? Abbiamo della pasta, tutti i tipi di pasta che produce la filiera lucana, di Scarea Giuseppe e Stefania, preparati sempre con farina di Senatore Cappello. Quindi abbiamo vari tipi di formato di pasta, con tutti i tipi, orecchiette, cavatelli e quant'altro, spaghettoni, reginelle, c'è un assortimento vario. Dell'azienda filiere lucane, molto bene. Giuseppe Scaraglia. E a questo punto andiamo subito a preparare qualche ricetta, perché gli amici si diranno, cari amici, ma qui qual è il piatto tipico? E allora cosa presenta, prego la regia di Zeren Guadal, cosa è la tua specialità oggi, allora, Pina? Allora, oggi la specialità è un piatto povero del posto e sono fagioli e finocchietto con cavatellini, sempre pasta Senatore Cappelli, filiere lucane. E vi vado a elencare come ingredienti e preparazione, Pina. Gli ingredienti: il giorno prima metto in ammollo i fagioli, dopodiché metto a bollire con i finocchietti. Una volta terminata la cottura dei fagioli, amalgamo la pasta dentro e questo è il piatto finale. Che ci possiamo mettere a tavola, Pina. Molto bene, molto bene. Amici, non sono senza parole, do la linea alla regia. Dopo questo bellissimo e gustoso piatto presentato da Pina, andiamo a presentare il secondo con Nicola Ostuni. Nicola, cosa proponiamo oggi? Proponiamo dell'agnello fatto al forno con patate, pomodorini, cipolla e poi viene messo con della mollica. È un piatto tipico nostro irsinese, che soprattutto nelle ricorrenze di Natale, Pasqua, Capodanno, queste sono delle ricorrenze, ma noi lo facciamo quasi tutte le settimane perché è molto apprezzato. Bene. Preparazione.
E poi niente, si mette dell'agnello in un tegame con una base di olio, poi viene aggiunto praticamente delle patate, pomodorini, cipolla e viene messo tutto in forno. Un piatto semplice ma molto buono, molto gustoso. Signori, a questo punto non ci mette rest'altro che metterci a tavola. Nino Vitelli dalla trattoria pizzeria La Contessa di Irsina vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Vi aspettiamo!